Buonasera a tutti. Allora, voglio ringraziare in primis i colleghi per l'opportunità di tornare al Politecnico, che sono un studiato qui, ho fatto ingegneria matematica e oggi parlerò delle primitive crittografiche di Bitcoin. È la prima delle due lezioni che terrò io e durante la seconda lezione andremo a vedere come utilizzeremo queste primitive crittografiche, come queste primitive crittografiche sono utilizzate all'interno dei wallet. Prima una breve introduzione su chi sono io, principalmente volta a dare magari qualche spunto a qualcuno di voi, visto che ho fatto un percorso simile al vostro, nel caso possa esservi utile dal punto di vista, diciamo, per chiedere qualche cosa dal punto di vista di quello che potrebbe essere la vostra carriera professionale. Ho fatto ingegneria matematica, indirizzo di finanza quantitativa e poi ho fatto la tesi con il professor Marazzina, che è il volto istituzionale di questo corso, riguardo timestamping su Bitcoin. La tesi è linkata all'interno delle slide. La tesi l'ho scritta facendo uno stage in una startup che si occupa appunto di timestamping utilizzando Bitcoin, Eternity Wall, dove ho conosciuto Valerio, il vostro, diciamo, precedente relatore, docente. La tesi utilizza il protocollo per timestamps, del quale vi ha fatto un'introduzione durante le scorse lezioni. Attualmente lavoro presso Blockstream, che è un'azienda che, diciamo, del settore Bitcoin, e tra le cose che mi occupo c'è il Wallet Green, che è un wallet Bitcoin. Quindi dal punto di vista pratico io nella mia vita di tutti i giorni sviluppo, mantengo un wallet Bitcoin, chiaramente non da solo, assieme a un team di altri sviluppatori. Questa introduzione serve anche a dare un po' il tono di quello che sarà il mio intervento oggi, ovvero cercheremo di guardare le cose da un punto di vista sia teorico, visto che il mio background è ingegneria matematica, ma anche da un punto di vista pratico, visto che io faccio effettivamente sviluppo software, faccio qualcosa che poi di fatto va a toccare quello che gli utenti vanno ad utilizzare. Valerio ha detto che devo cominciare con un meme, quindi comincerò con un meme. Oggi parleremo di crittografia, anche se ad ora il termine cripto è abusato ogni giorno. Quando sentiamo cripto, mediamente la volgata ci dice che parliamo di cryptocurrencies, criptovalute, ma questo non è un po' qualcosa che rende i crittografi estremamente tristi, perché questa orda composta in larghissima misura da scammer è andata a fare spotting di questo nome, e quindi è importante che quando noi utilizziamo la parola cripto ci riferiamo in primis alla crittografia e non a tutte le varie criptovalute. In realtà, cripto significa anche crittozoologia, che è lo studio degli animali, diciamo, nascosti, come il mostro di Loch Ness, oppure lo Yeti o il Chupacabra. Quindi ora passiamo alle cose un po' più formali. E quelli di cui parleremo oggi sono appunto i building block che vanno a comporre i wallet Bitcoin. Wallet Bitcoin, ma anche, diciamo, Bitcoin in generale. Come alcuni di voi potrebbero notare, all'interno di questo elenco manca, c'è cioè un grande assente. Quando noi parliamo di crittografia, noi pensiamo subito ai protocolli di encryption e decryption, come fare in modo che la comunicazione sia sicura, una comunicazione che avviene attraverso un canale insicuro non possa essere intercettata da un osservatore esterno, oppure come fare in modo che, ad esempio, il nostro backup non possa essere letto da chi viene in possesso della nostra macchina, dei nostri dischi. In realtà il significato di crittografia è evoluto negli anni. Se noi guardiamo alla crittografia, diciamo,
del mondo dell'era premoderna, comunque parliamo, diciamo, partiamo dal Cifrario di Cesare, poi dopo andiamo con tutta quella che è la crittografia che arriva sostanzialmente sino alla Seconda Guerra Mondiale. Crittografia e protocolli di encryption e decryption sono di fatto coincidenti. Con l'avvento delle macchine calcolatrici, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti essenzialmente, la crittografia ha preso una strada diversa. La crittografia è una branca della matematica che di fatto è legata a doppio filo con diciamo, la matematica applicata, perché di fatto si basa il suo funzionamento sul fatto che non sia possibile andare a rompere questi protocolli, e questi protocolli sono rompibili con la tecnologia esistente al momento dell'utilizzo di quei protocolli, quindi sostanzialmente con le macchine calcolatrici che sono disponibili attualmente. I punti che andremo a trattare oggi sono le funzioni di hash e Merkle tree inizialmente, dei quali Valerio vi ha già parlato nelle scorse lezioni. Funzioni di hash vengono utilizzate in differenti maniere, sia dal punto di vista della rete, sia dal punto di vista dei wallet stessi. I Merkle tree permeano di fatto tutto il protocollo Bitcoin, ma sia le funzioni di hash che i Merkle tree sono di fatto usate in maniera estesa all'interno di tutta quella che è la computer science moderna. Nella seconda parte andremo a vedere la crittografia a chiave pubblica che viene utilizzata in Bitcoin. Andremo a dare un'introduzione su quello che è la crittografia a chiave ellittica, descriveremo quindi un criptosistema a chiave pubblica. Andremo a vedere come utilizziamo il problema del logaritmo discreto e la sua difficoltà a essere risolto per andare a definire degli algoritmi di firma, che sono di fatto quello che è il core del funzionamento dei wallet. Poi settimana prossima andremo a vedere come tutti questi pezzi vanno a comporsi da un punto di vista pratico per andare a creare quelli che sono i wallet. Andremo anche a definire che cos'è un wallet, cosa non così banale. Cominciamo dalle funzioni di hash. Allora, hash significa sminuzzare, e una funzione di hash fa esattamente questo. Abbiamo quindi una funzione che prende un input che è una sequenza di bit di lunghezza arbitraria. Questa notazione, l'asterisco, sta a significare che la lunghezza è arbitraria, potenzialmente indefinita. Chiaramente stiamo parlando di scienze applicate, quindi è una lunghezza finita. La lunghezza non possiamo porre un limite, ma per questioni pratiche è una lunghezza comunque finita. Gli elementi che possono comporre appunto un valore in entrata di questa funzione sono essenzialmente un qualsiasi dato, perché un qualsiasi dato noi lo possiamo andare a codificare come una sequenza di bit, e una sequenza di bit di lunghezza arbitraria può andare a mappare qualsiasi dato, esso sia un file, esso sia una foto, un documento, una registrazione, qualsiasi cosa. Il codominio invece è una sequenza di bit di lunghezza fissa, quel k è un k fissato chiaramente dalla funzione di hash che andremo a scegliere. Chiaramente abbiamo una bigezione tra il codominio e i numeri naturali che vanno da 0 a 2 a k-1. Quindi in quello che vedremo successivamente possiamo andare a vedere che una funzione di hash si mappa a una sequenza di bit di lunghezza fissa, ma mappa anche a un intero in un determinato intervallo. È una funzione, quindi è una relazione deterministica, ad ogni input corrisponde uno e un solo output, e vogliamo che questa funzione abbia delle proprietà specifiche. Vediamo però che, essendo il codominio più piccolo del dominio, per il principio dei cassetti, pigeonhole principle, avremo delle collisioni di fatto. Ci saranno
più input che corrispondono allo stesso output. Come, però allo stesso tempo noi vogliamo delle proprietà che rendano queste funzioni utili all'atto pratico. Queste proprietà sono la resistenza, la pre-image resistance, significa che dato un output, quindi dato h di m, non è possibile andare a trovare m. Cosa intendiamo con non è possibile? Ovviamente dal punto teorico è possibile, ma diciamo dal punto di vista computazionale, dal punto di vista pratico. Quindi, supponendo di avere un m sconosciuto e avendo solamente il risultato della funzione, quindi il h di m, noi non siamo in grado di andare a calcolare m, nonostante noi conosciamo effettivamente come è fatta la funzione. Queste funzioni esistono, queste funzioni che hanno queste proprietà, e questa difficoltà è data dal fatto che il codominio che andiamo a scegliere è sufficientemente grande. È chiaro che se k fosse 1, 2, 10 sarebbe facile andare a provare tutti i valori. Dobbiamo quindi scegliere un k tale per cui il numero, la cardinalità del codominio non sia bruteforzabile. Finché la cardinalità del codominio non sia bruteforzabile, di fatto abbiamo bisogno di un numero di bit che sia, dal punto di vista pratico, maggiore di 80, 128 va bene, 256 è considerato sicuro dal punto di vista militare, diciamo. Abbiamo quindi la prima proprietà, che è appunto la resistenza alle preimmagini, e quindi questa proprietà a volte viene definita come le funzioni che hanno questa proprietà vengono definite one way o trapdoor. Sono funzioni nelle quali andare da un verso all'altro è estremamente facile, perché il calcolo di un hash è un'operazione che richiede un lasso di tempo assolutamente negligible, mentre l'operazione inversa non è possibile. Abbiamo anche altre due proprietà, la second pre-image resistance e la collision resistance, che sono molto simili in realtà. La differenza fra di queste è una tecnicalità. Andiamo a vedere solamente la collision resistance, ovvero deve essere difficile per queste funzioni andare a trovare due input che diano come risultato lo stesso output. Questi due input esistono, come abbiamo visto prima per il principio dei cassetti, però deve essere difficile trovarli. Andiamo a vedere perché ci servono queste due proprietà. Le funzioni di hash possono essere utilizzate in vari scopi. Quando sono state introdotte per la prima volta, l'applicazione che veniva associata ad esse era quella di dare un nome a dei file. Immaginiamo di avere dei file sul nostro computer e vogliamo dare un nome deterministico ad essi. Queste funzioni, una funzione del genere, una funzione con queste proprietà, ci permette di dare un nome sicuro, un nome univoco a questi file. Questo è grazie alla collision resistance. Sostanzialmente abbiamo quindi questa funzione che ci permette di dare un nome breve. Il nostro file potrebbe essere un file enorme e noi possiamo riconoscerlo in maniera rapida e efficace attraverso una sequenza di bit di lunghezza fissa. L'altra ragione per cui è utile avere questo tipo di funzioni è il fatto che noi possiamo andare a rivelare ad esempio il nome di questo file, l'hash di questo file, senza però andare a rivelare il file stesso, cosa che in determinati casi è utile per, come appunto come componente di protocolli più complessi. All'interno del protocollo Bitcoin sono due funzioni di hash che vengono utilizzate principalmente, che sono SHA-256, che viene utilizzata in lungo e largo e ad ore considerata di fatto la funzione più utilizzata, e RepMD-160, che ha un output, fornisce un output più breve, più corto, ma allo stesso tempo è considerato sicuro. SHA-256, come potrete vincere dal nome, ha un output a 256 bit o 32 byte,
ed è quella utilizzata ad esempio nel mining. Le funzioni di hash all'atto pratico, chiaramente, piccola digressione, all'interno appunto del computer science, chiaramente molti di voi avranno già sentito nominare funzioni di hash perché vengono utilizzate in una struttura dati comunemente utilizzata, che sono le hashmap, quindi dei dizionari, e delle relazioni chiave-valore, che utilizzano le funzioni di hash al loro interno per andare a facilitare l'accesso. Queste relazioni chiave-valore possono avere dei valori molto lunghi e quindi possono utilizzare queste funzioni di hash, permette di avere un accesso a memoria strutturato in maniera migliore, perché la lunghezza è fissa, non è mai troppo lunga, e ci permette di andare a quando noi utilizziamo una mappa, un dizionario, noi vogliamo andare a avere le stesse vogliamo andare ad avere un'unica chiave, una corrispondenza chiave-valore, quindi le chiavi sono uniche per definizione, e utilizzare un hash in questo contesto ci permette di essere più efficienti. Le funzioni di hash appunto hanno queste due caratteristiche, che sono da un certo punto di vista intuitivo quasi contrapposte, sono sia deterministiche che hanno un output casuale. Abbiamo visto che sono deterministiche perché sono delle funzioni. Se io applico una funzione di hash a un determinato input sulla mia macchina, avrò lo stesso risultato che se uno di voi lo fa sulla sua macchina. Ma allo stesso tempo sono considerate casuali. Casuali in che senso? Dal momento che abbiamo le proprietà di prima, se noi utilizziamo un input random, otterremo un output che sarà uniformemente random. Chiaramente qua sto utilizzando un minimo di licenza poetica. Ovviamente se andassi a implementare una funzione di hash, avere una distribuzione degli output che ricorda una distribuzione uniforme è, diciamo, l'approccio più efficiente. Mi permette di, se la distribuzione effettiva non sembrasse una distribuzione uniforme, ci sarebbe dello spazio per migliorare quella funzione stessa di hash. Quindi è di fatto un qualcosa che all'atto pratico emerge da un punto di vista, diciamo, emerge dal design più ovvio. Quindi possiamo vedere le funzioni di hash, quelle utilizzate dal punto di vista, diciamo, nella pratica di queste, della crittografia applicata, come delle funzioni che, dato un input casuale, restituiscono un output casuale, e questa casualità è uniformemente random all'interno dello spazio di arrivo, quindi in 0 e 2 alla capo meno 1. Questa cosa viene utilizzata nella proof of work perché praticamente andiamo a forzare un input, che di fatto è il block header, lasciando la possibilità di andare a modificare alcuni dei campi di questo input, quindi ad esempio il nonce, ma in realtà altri campi sono modificabili pur mantenendo, diciamo, il set di regole che il protocollo impone. E andando a modificare questi campi possiamo andare a provare sempre più valori fin tanto che non troviamo un valore tale per cui il valore in output soddisfa un determinato criterio. Il determinato criterio è che l'output convertito in un intero fra 0 e 2 alla capo meno 1 sia minore di un certo valore. In altre parole, cominci con un numero sufficiente di zeri. Questa è di fatto la proof of work, perché per andare a trovare un valore tale per cui io ho quella sequenza di zeri, devo provarne il più possibile. È il nesso fra il mondo fisico, tra il fatto che io debba provare più numeri possibili, e il mondo virtuale, nel quale devo solamente andare a verificare che ci siano quella sequenza di zeri all'inizio.
Le funzioni di hash possono avere come input un numero arbitrario di bit, ma in realtà a volte è scomodo, no? Perché se io ho un numero molto elevato di transazioni, è scomodo doverle concatenare tutte e poi hasharle una volta. È più efficiente in determinati contesti, a seconda di quello che poi dopo sarà l'utilizzo, andare a comporre questi dati, che a volte sono indipendenti fra di loro, in strutture che ci permettono di avere sia le stesse proprietà, quindi le stesse proprietà delle funzioni di hash, ma ci permettono anche di averne altre. Ad esempio, noi possiamo andare a prendere due dati, quindi due transazioni, possiamo andare a applicare una funzione di hash a loro e quindi calcolare il loro transaction ID, che è una sequenza di 32 byte, spesso vista come 64 caratteri esadecimali, e poi possiamo andare a creare un albero di transazioni che avrà un commitment che andremo a porre all'interno del block header. Queste strutture sono dette Merkle tree e vengono utilizzate appunto per andare a inserire un numero di dati indipendenti fra di loro all'interno dello stesso commitment. La proprietà che osserviamo è che se andiamo a cambiare anche una sola di queste transazioni, il Merkle tree finale andrà a cambiare. Quindi se vado a cambiare la transazione 1, transaction ID 1 cambierà, il valore che è al di sopra cambierà perché supponiamo che io vada a cambiare la transazione 1, dobbiamo metterci in un contesto avversario, questa è diciamo la base per diciamo qualsiasi approccio crittografico. Quindi supponiamo che io possa cambiare la transazione 1 a mio piacimento, non riuscirò a trovare un altro transaction ID, un'altra transazione 1 bis che abbia come transaction ID TXID 1 perché ho la proprietà di collision resistance, e allo stesso modo questa cosa qua si riverbera sino al Merkle tree, perché il valore al di sopra, quello con i puntini a sinistra, sarà diverso e a sua volta il Merkle root finale sarà diverso allo stesso modo. I Merkle tree possono essere utilizzati anche per provare l'inclusione di un determinato valore all'interno di un commitment senza rivelare gli altri valori. Ad esempio, se io volessi provare che la transazione 3 è inclusa all'interno del Merkle root, chiaramente in questo caso è un po' l'esempio un po' tirato per i capelli perché tutte le transazioni sono pubbliche, però in altri contesti non accade così. Posso andare a utilizzare la transazione 3, della quale ho bisogno, e poi posso utilizzare gli hash successivi senza bisogno di andare a rivelare la transazione 4. Quindi posso utilizzare la transazione 3, il transaction ID 4, i puntini a sinistra, e con quei tre valori posso andare a provare che la transazione 3 è effettivamente committata al Merkle root. Questo senza appunto andare a rivelare la transazione 4 e la transazione 1 e la transazione 2. Questo contesto non è utile, ma in altri contesti può essere utile, sia dal punto di vista di privacy, perché non devo andare a rivelarle, ma anche dal punto di vista di efficienza, perché semplicemente non devo avere quei valori. Posso avere solamente in questo caso la transazione 3, il valore del quale ho inerentemente bisogno, e poi dopo 32 byte di transaction ID 4 e 32 byte dell'hash della concatenazione del transaction ID 1 e del transaction ID 2. Ora, avevo detto che non avrei parlato di encryption, ma parliamo anche di encryption. Spoiler, all'interno del protocollo Bitcoin l'encryption non è utilizzata. Questo, again, è qualcosa di sempre un po' tirato per i capelli, perché in realtà per ottenere il codice di Bitcoin dovete scaricarlo da qualche parte, oppure ve lo deve inviare qualcuno, e se lo scaricate da qualche parte o ve lo invia qualcuno,
stare usando una connessione sicura, quindi una connessione criptata end-to-end. Quindi è vero o non è vero? E inoltre ci sono delle nuove proposte per rendere la comunicazione fra nodi encrypted. Detto questo, nel senso, per creare Bitcoin i protocolli di encryption e decryption non sono strettamente necessari. Questo è importante da definire. Qua vediamo un esempio di encryption con crittografia simmetrica. Come vediamo, abbiamo quello che importa non sono effettivamente l'implementazione dei vari metodi, ma piuttosto la signature di ogni metodo, effettivamente cosa entra, cosa esce, di cosa ho bisogno e su che dati avviene la manipolazione. Abbiamo quindi, cominciamo da un plain text, quindi un testo unencrypted, il dato intelligibile, utile, quello effettivamente a cui chi effettivamente sta facendo andare il protocollo è interessato, e una chiave. Applichiamo una funzione, un determinato protocollo e andiamo a ottenere un altro stream di dati, un'altra sequenza di bit, che è il ciphertext, che è effettivamente il dato criptato. Il protocollo di decryption è altrettanto semplice ed è l'operazione inversa. Come vedete, la chiave è la medesima e chiaramente ottengo i dati criptati e vado, ottengo il pulso. Ho i dati criptati e attraverso l'operazione di decrypting vado a ottenere i dati unencrypted. I protocolli di encryption e decryption più semplici utilizzano la crittografia simmetrica. La simmetria è data dal fatto che abbiamo la stessa chiave. Chi fa encryption e chi fa decryption utilizza la stessa chiave. Possiamo vedere i protocolli appunto di encryption dipendono, cioè la loro applicazione varia molto. Io posso criptare le cose per me, ma posso anche voler criptare una comunicazione che avviene fra me e qualcun altro. In quel caso lì è più complesso, perché noi dobbiamo avere una chiave condivisa. Esistono protocolli asimmetrici, ovvero che utilizzano la crittografia a chiave pubblica, sono però meno efficienti e meno veloci. Di fatto quello che all'atto pratico si utilizza è un sistema di scambio delle chiavi sicuro. Se ci scambia, allora abbiamo il problema generale, diciamo, più comune all'interno della crittografia, è quello di avere un canale di comunicazione sicuro, avere una comunicazione sicura utilizzando un canale insicuro, ovvero vado ad utilizzare internet e voglio che la comunicazione tra me Bob e Alice sia sicura, che un possibile osservatore della rete che stiamo utilizzando non possa andare a vedere quello che noi ci stiamo comunicando. Quello che all'atto pratico accade è che abbiamo uno scambio di chiavi, io e Alice andiamo a trovare un segreto condiviso che poi utilizziamo come chiave simmetrica per andare a cifrare la comunicazione che avviene fra noi due. Detto questo corso è relativo a Bitcoin e quindi questa parte viene posta, diciamo, a site. Io sono più o meno a metà della presentazione, potremmo fare 5-10 minuti di pausa se volete farmi due domande e poi dopo riprendiamo con la parte successiva che prevede la parte di crittografia asimmetrica o crittografia a chiave pubblica. Se c'è qualche domanda o se volete, direi 10 minuti. 10 minuti. 18:10, ricominciamo. Allora, è stato chiesto perché la comunicazione fra nodi non è criptata. Forse non era questa la domanda, comunque vado a espandere un po' sull'argomento. I nodi, come avete visto un'introduzione ai messaggi che si scambiano, sostanzialmente quello che fanno è scambiarsi i blocchi, validarli, comunque essenzialmente vanno a scambiarsi il contenuto dei blocchi.
e delle transazioni che poi dopo vanno a comporre i blocchi. Questa comunicazione al momento non è criptata. Perché? Perché in realtà tutta l'informazione che viene passata dai nodi non è pubblica ed è e sarà pubblica. Quando io vado a creare una transazione col mio nodo e poi dopo la voglio distribuire all'interno della rete, quella transazione io voglio che venga pubblicata sulla blockchain. E pertanto non c'è una vera motivazione per cui io vada a criptare quella transazione, vada a celare quella transazione in modo tale che qualcuno non la veda. Per cui per semplicità la comunicazione tra i nodi non è encrypted, perché di fatto non è necessario. Tuttavia questa cosa è arguable, perché in realtà è possibile andare a osservare alcuni comportamenti, andare a dedurre alcune informazioni a seconda di come le transazioni vengono propagate all'interno della rete. Ad esempio, se supponiamo che io faccia molte transazioni e broadcast le mie transazioni sempre dal mio nodo. Al mio nodo può connettersi un altro peer che in realtà come scopo ha quello di semplicemente andare a monitorare il mio operato. Così facendo lui può andare a fare estrarre delle informazioni da quelle che sono le transazioni che vado a contrastare. Ad esempio potrebbe dedurre che alcuni input sono miei piuttosto che di qualcun altro, e questa cosa in realtà è la rilevanza sta nel fatto che qualcuno può semplicemente osservare i messaggi che vengono distribuiti all'interno della rete. Andare a criptare questi messaggi rende più difficile questo tipo di analisi. Ovviamente è un trade-off. Noi qua parliamo comunque di, siamo ingegneria, quindi parliamo di problemi pratici. È chiaro che dal punto di vista teorico criptare tutto è meglio, però dal punto di vista pratico ha degli overhead, quindi questi overhead in questo momento sono discussi e ci sono delle proposte al fine di rendere la comunicazione fra i nodi encrypted. Tuttavia è tutto ancora in via di definizione. Allora, la proof of work è l'operazione con cui tenti di invertire l'output dell'hash. In qualche modo sì, chiaramente non è possibile. Quello che andiamo a fare è qualcosa di diverso. Andiamo a cercare, dobbiamo immaginare, supponiamo che quello che noi, il sacro graal, sarebbe andare a trovare il valore di input tale per cui sono tutti zeri. Questa cosa qua non è possibile, però possiamo fare qualcosa che ci si avvicini. Il metodo più efficiente è di fatto brute forcing, e quindi di fatto noi andiamo a provare più input in modo tale da avere più zeri possibile. Quindi da un certo punto di vista sì, ma non ci arriviamo mai, ci arriviamo sempre con una difficoltà maggiore. Chiaramente andare a trovare un numero di zeri piccolo è fattibile con una macchina normale, ma più in là si va, chiaramente più la difficoltà è esponenziale. Non dico il numero di zeri, chiaramente è sempre molto... Andiamo di fatto a trovare un numero che sia minore del target. Il target si autoregola a seconda della capacità computazionale che si evince dal risultato dei blocchi precedenti. Da un certo punto di vista sì. Chiaramente è importante, per la proof of work è importante capire che il nostro, quello, parte dell'input non è noto a priori, è il blocco più recente che noi scopriamo real time essenzialmente. Però sì, è corretto, da un certo punto di vista cerchiamo di andare a invertirla e cercando. No, di fatto andiamo a... Torno sulla slide. Allora, in questa slide il contenuto del blocco è semplificato, ci sono altre cose all'interno del blocco. Abbiamo sostanzialmente all'interno del block header l'hash del blocco precedente, che ci vincola di fatto al blocco precedente e rende di fatto tutto una catena. Poi abbiamo il Merkle root, che è
il commitment a tutte le transazioni. Se andiamo a cambiare il network route, andiamo a cambiare le transazioni. E poi abbiamo dei campi freeform, che sono in questo caso il nonce. Di fatto quello che si va a fare, una visione semplificata, poi quello che succede al lato pratico è molto più complesso, è andare a provare tutti i nonce possibili, fin tanto che non ne troviamo uno, tale per cui il hash di quel blocco, che è previous hash nel blocco successivo, è minore del target che il protocollo definisce. Quello che all'atto pratico succede è che inizialmente era sufficiente andare a provare tutti i nonce. Una volta che tutti i nonce sono stati esauriti, allora è possibile andare a cambiare alcuni altri bit, ad esempio quelli del timestamp, e poi ci sono altri campi che vengono cambiati, anche se a volte è controversial la cosa. Quello che invece succede dal punto di vista pratico è che viene cambiato l'ordine delle transazioni, perché ad esempio se io vado a invertire transaction 3 e transaction 4, il network root finale sarà diverso, e quindi di fatto posso andare a utilizzare questo per aumentare lo spazio di prova all'interno del brute forcing del mining. Di fatto ovviamente la scelta di questo è cruciale, perché alcuni possono fare tutta una serie di operazioni per rendere il calcolo di questi hash più rapido. Diciamo, l'implementazione più naive ovviamente non è l'implementazione più efficiente, e ci sono, a seconda di come sono appunto create le macchine che fanno mining, ci sono, diciamo, diversi modi per ottimizzare questo tipo di conti. Quello che però queste ottimizzazioni chiaramente sono ovviamente marginali, rilevanti ma marginali. Quello che da un punto di vista concettuale è importante è che le funzioni di hash sono random, quindi hanno questa distribuzione essenzialmente uniforme. Il fatto che se io vado a cambiare un bit, l'output cambia in maniera, da un cambiamento piccolo abbiamo un cambiamento estremamente, il valore di output nuovo sarà completamente diverso, senza un pattern riconoscibile rispetto al valore precedente. Direi che ci siamo, potremmo ricominciare. Allora, ora andiamo a vedere il criptosistema utilizzato a Bitcoin. Bitcoin utilizza crittografia a chiave pubblica. La crittografia a chiave pubblica è utilizzata in diversi contesti, può essere anche utilizzata per protocolli di encryption e decryption. Sono ben efficienti, utilizzati in maniera diversa dai protocolli di encryption e decryption simmetrici. E di fatto quello che andremo a vedere, ora questa è la slide introduttiva, quello che è cruciale della crittografia a chiave pubblica è che esistono delle chiavi pubbliche e delle chiavi private. E questi due oggetti matematici vengono utilizzati per andare a costruire protocolli crittografici più complessi on top. Esistono diversi crittosistemi a chiave pubblica, e il criptosistema utilizzato da Bitcoin utilizza le curve ellittiche, che sono questi oggetti matematici che hanno delle proprietà particolari. Vedremo che da un certo punto di vista queste proprietà sono analoghe alle proprietà delle funzioni di hash, anche se la matematica sottostante è radicalmente diversa. Chiaramente in comune hanno il fatto che parliamo di numeri interi, quindi di fatto teoria dei numeri, e andiamo appunto a definire quella che è una curva ellittica. Cominciamo, prendiamo il numero primo, all'atto pratico sarà un primo grande. Vedremo che all'interno del protocollo Bitcoin, di quella che è la crittografia comunemente utilizzata, siamo sempre nei dintorni dei 32 byte, quindi 256
56 bit. Questo perché questi numeri di fatto ci consentono di utilizzare degli insiemi che poi non sono all'atto pratico molto forzabili. Vedremo poi, ci sono delle ragioni, possiamo dare delle prove di fatto termodinamiche sul perché non siano effettivamente brute forzabili, quantomeno con la tecnologia esistente ad ora e in un foreseeable future. Ne definiamo quindi un numero primo e il campo degli interi in un modulo P, quindi tutti gli interi da 0 a P-1. Poi andiamo a definire due valori, questa è una technicality, tale per cui sostanzialmente il determinante non è 0. E poi andiamo a definire un'equazione, sempre modulo P, che va a definire la relazione fra due coordinate prese all'interno di 0, P meno 1. Questo insieme, quindi tutte le coppie di coordinate che soddisfano questa relazione, vanno a comporre la nostra curva ellittica. Perché è detta curva ellittica? Perché in realtà la teoria dietro questi oggetti matematici parte dal continuo, e di fatto lì erano curve. Qui è un insieme di punti collegati, non collegati, perché siamo in un contesto discreto. All'interno di questo insieme è possibile definire un'operazione di somma e un'operazione di moltiplicazione per scalare. L'operazione di somma ha le proprietà dell'addizione, mentre la moltiplicazione per scalare è semplicemente una somma ripetuta. Bitcoin utilizza dei parametri specifici per la curva sopracitata, che sono quelli di SecP 256K1 dal suo inventore Kovitz. La scelta di questo criptosistema, di una determinata curva ellittica, di un determinato set di parametri, deve essere antecedente all'utilizzo del protocollo. Io prima vado a definire quali sono le regole attraverso cui un certo tipo di operazioni verranno effettuate, e poi dopo posso effettivamente andare a fare quel tipo di operazioni. Esistono diversi tipi di curve ellittiche, però noi siamo practitioner e quindi utilizziamo quelle che sono utilizzate all'atto pratico e sono considerate sicure. Di fatto, chiaramente, le curve più utilizzate hanno una sorta di bounty maggiore. Qualsiasi researcher vorrebbe andare a rompere quelle che sono le curve o le funzioni di hash che sono più utilizzate dal punto di vista pratico. E da un certo punto di vista, per più tempo sopravvivono, più uno può essere convinto dell'euristica che siano sicure. Data appunto una curva ellittica, possiamo andare a definire un problema del logaritmo discreto. Chiaramente qua in letteratura si chiama problema del logaritmo discreto, anche se è un po' controintuitivo da un certo punto di vista, perché qua siamo andati a definire un'operazione di somma e di moltiplicazione per scalare, però in realtà in letteratura talvolta si utilizza meno una notazione che originariamente era più comune utilizzare in altri criptosistemi, era quella di andare a definire un'operazione di moltiplicazione e poi un'operazione di esponenziazione, ed è per questo che parliamo di problema del logaritmo discreto. Il problema del logaritmo discreto, che è essenzialmente, analogamente a quello che abbiamo visto prima con le funzioni di hash, è l'inversione di dell'operazione di esponenziazione. Esponenziazione che in realtà prima abbiamo chiamato moltiplicazione, e definiamo in questa maniera. Allora, all'interno del nostro sistema abbiamo definito la curva, ma dobbiamo definire ancora una cosa all'interno della curva, che è il generatore. Il generatore è un punto appartenente alla curva. Quale? Non è importante, o quantomeno è all'interno della definizione della curva, quindi non è questionable. Perché scegliere un generatore piuttosto che un altro?
lì entriamo in qualche discorso che è estremamente lungo, ci sono varie teorie su perché quel generatore è stato scelto, perché aveva senso sceglierne altri, tuttavia da un generatore o da un altro bisogna partire e quello è quello da cui si è partiti. Andiamo a definire un generatore che è un qualsiasi punto, una qualsiasi coppia di coordinate x e y che soddisfano la relazione di prima. Dato quel generatore, poi andiamo a calcolare la cardinalità dell'insieme degli elementi che soddisfano l'equazione, gli elementi appartenenti alla curva ellittica. Vogliamo, tra le varie ragioni per cui abbiamo scelto questi parametri, c'era anche quella tale per cui l'ordine della curva, ovvero la cardinalità della curva ellittica, fosse un numero primo, e poi dopo andiamo a scegliere uno scalare che appartenga a Zn, ovvero i valori che vanno da 1 a n. In realtà 0 non è un valore utilizzabile, ma questo anche lì è una tecnicalità. Questi valori, quindi i valori che vanno da 0 a n, sempre da un punto di vista pratico, è un valore che deve essere vicino a deve essere vicino a 2 alla 256, perché deve essere sufficientemente grande. Questi valori qua saranno le nostre chiavi private e la moltiplicazione di questo scalare per il generatore, quindi sommando il generatore a se stesso per x volte, per il numero corrispondente alla chiave privata di volte, andremo a ottenere la chiave pubblica. Ora, l'operazione di passaggio da una chiave privata a una chiave pubblica è un'operazione rapida, è un'operazione cheap dal punto di vista computazionale, mentre l'operazione inversa è un'operazione estremamente costosa dal punto di vista computazionale. Abbiamo un'analogia rispetto alle funzioni di hash. Quindi abbiamo la moltiplicazione in un contesto di curva ellittica è anch'essa una funzione che può essere detta one way, una trapdoor function. La difficoltà di questo problema, che chiaramente è una difficoltà computazionale, tecnicamente è possibile andare a trovare qual è la chiave privata rispetto a una chiave pubblica, ci permette di rendere il problema del logaritmo discreto, quindi il problema di andare a invertire questa funzione, di renderlo effettivamente difficile. Il fatto che questo sia difficile ci permette di chiamare una chiave pubblica pubblica e una chiave privata privata, perché io posso andare a pubblicare la mia chiave pubblica senza che voi siate in grado di ottenere delle informazioni riguardo alla mia chiave privata. L'operazione di passaggio da chiave privata a chiave pubblica o di moltiplicazione in contesto di curva ellittica è però un'operazione dal punto di vista computazionale molto più dispendiosa rispetto a un'operazione di hash. E quindi voi mi chiederete: perché non utilizziamo le funzioni di hash? Perché abbiamo bisogno di tutta questa complessità ulteriore? La ragione sta essenzialmente nel fatto che i punti appartenenti alla curva ellittica sono sommabili, abbiamo una proprietà di addizione. Se io vado a sommare, se io ho due chiavi pubbliche P e Q con corrispondenti chiavi private X e Y, se vado a sommare P e Q, perché abbiamo definito un'operazione di somma per gli elementi, per le chiavi pubbliche, per gli elementi appartenenti alla curva ellittica, la loro somma sarà equivalente a il x più y, quindi la somma delle due chiavi private, dei due scalari, moltiplicate per il generatore. Questa cosa, questa linearità, ci permette di andare a creare dei protocolli
che sono, ci permettono di fare altre cose rispetto alle funzioni di hash. Le funzioni di hash sono, anche qui l'uso di linguaggio, sono random, pertanto se andiamo a sommare due input, qualsiasi sia la definizione di somma in un contesto di hashing, noi non andiamo a trovare la somma di HDM e HDN è diversa dalla funzione H di N più M. E questa è la ragione per cui andiamo a utilizzare qualcosa di matematicamente più complesso rispetto alle funzioni di hash. Come lo utilizziamo? Lo utilizziamo per andare a definire un algoritmo di firma. Questo in particolare è l'algoritmo utilizzato da Satoshi, pubblicato nel 2008, che dal 2009 viene utilizzato all'interno del protocollo Bitcoin, che è in, diciamo, nella volgata riferito come SDSA. Quello che è importante in questa slide non sono tanto le definizioni stesse all'interno delle funzioni, quanto più la signature delle funzioni, appunto, cosa prendono in input e cosa vanno a restituire. Andiamo a vedere che abbiamo due funzioni, una funzione di firma e una funzione di verifica. La funzione di firma prende in ingresso una chiave privata, X, utilizzata a questa notazione di prima, e un messaggio M. Il messaggio M è una sequenza di byte di lunghezza arbitraria, qualsiasi cosa. Il messaggio potrebbe essere una transazione Bitcoin, potrebbe essere un documento, un hash stesso, qualsiasi cosa. Quello che va a produrre la funzione di firma in questo caso è una coppia di interi. Questa coppia di interi è la firma stessa. Chiaramente all'atto pratico questa coppia di interi viene codificata opportunamente, ma questa again è una tecnicalità. Quello che fa la funzione di firma è di fatto andare a creare una prova, la firma stessa, che il possessore che qualcuno che conosceva la chiave privata X vuole di fatto impegnarsi, committarsi a messaggio M. Quindi di fatto io, che sono l'unico conoscitore della chiave privata X, voglio avere, fare uno statement pubblico e dire lunedì 18 sarò qui presente e farò una lezione sui wallet, un intervento sui wallet. Io posso andare a produrre una firma e andrò a pubblicare da qualche parte quei valori R ed S e li andrò a impacchettare opportunamente. Poi qualcuno di voi andrà a prendere quella firma, il messaggio che ho pubblicato, come abbiamo visto la firma non è encrypted, il messaggio non è encrypted, e andrà a prendere anche la mia chiave pubblica, che da qualche parte avrà reperito, e andrà a verificare la mia firma. Verificare la mia firma di fatto significa andare a verificare che io, che sono l'unico che conosceva la chiave privata X, effettivamente mi voglio committare a quel determinato messaggio. Ora, questa cosa qua, dal punto di vista teorico, funziona tutto, ma dal punto di vista pratico pone degli interrogativi, che sono gli interrogativi che dal punto di vista dal punto di vista di chi va a definire protocolli o comunque sistemi con cui si scontra. Gli interrogativi sono: come ottengo la chiave pubblica P? Non posso ottenere, se io vi passo sia la firma che la chiave pubblica contestualmente, voi certo siete sicuri che io sono l'unico che conosceva X, però X potrebbe essere qualsiasi cosa. Quello che di fatto deve accadere è che la chiave, la mia chiave pubblica deve essere ottenuta da un'altra fonte sostanzialmente o in un altro contesto. Ad esempio un flusso potrebbe essere quello all'interno del quale io vi lascio la mia chiave pubblica oggi e nella prossima settimana ve la lascio oggi, vedete io che la scrivo, la lavagno, la proietto qua sopra, e durante questa settimana vi mando alcuni messaggi firmati e voi potete verificare che effettivamente i messaggi firmati sono stati firmati da me. Ovviamente questo presuppone il fatto che
la chiave privata sia nota unicamente da me. Ma qui entriamo nella teoria del key management, che è un problema comunque aperto dal punto di vista di quella che è la UX e i flussi di sviluppo di quelle che sono le applicazioni che utilizziamo tutti i giorni in realtà. Quindi abbiamo visto che SDSA, che è un algoritmo di firma, l'algoritmo di firma utilizzato in Bitcoin inizialmente, utilizzato esatto per provare la conoscenza di un segreto, senza però andare a contestualmente committarsi al messaggio, senza però andare a rivelare il segreto. Quello che succede con un protocollo di firma è esattamente questo, cosa che non può accadere con le funzioni di hash. E questo lo otteniamo grazie alle proprietà di linearità, essenzialmente. Quello che vedete appunto all'interno dell'algoritmo di firma e di verifica, abbiamo appunto queste addizioni che di fatto vanno a permettere questo tipo di prova. Tu a stretch possiamo considerare gli algoritmi di firma come algoritmi zero knowledge. Chiaramente questa è una definizione non molto ortodossa, però di fatto noi stiamo andando a dimostrare qualcosa senza rivelare qualcos'altro. Chiaramente questo evidenzia il fatto quanto sia cruciale all'interno del protocollo Bitcoin mantenere effettivamente segrete le proprie chiavi, perché di fatto poi dopo, quello che immagino più o meno avrete intuito, è il fatto che in Bitcoin la conoscenza delle chiavi private sia di fatto contestuale al possesso dei Bitcoin. Se tu conosci una chiave privata, allora hai possesso dei Bitcoin, ma se qualcun altro conosce quella chiave privata, il possesso di fatto ce l'ha anche lui. E SDSA è l'algoritmo di firma che è stato utilizzato sin dall'inizio. Le ragioni sono varie, sono ragioni storiche. E ai tempi, quando Satoshi decide di utilizzare SDSA, c'era un altro algoritmo di firma esistente, ma tuttavia protetto da brevetto, e pertanto nel 2009 non aveva numerose implementazioni disponibili. Poi Satoshi decide di utilizzare SDSA. SDSA tuttavia ha una serie di problematiche sostanzialmente riassumibili con un minimo di un po' di accetta in quella quell'inversione quel meno uno quel alla meno uno, che di fatto rende due firme non sommabili, sostanzialmente perde da un certo punto di vista di linearità, cosa che l'algoritmo di Schnorr non ha. L'algoritmo di Schnorr, appunto, tecnicamente precede dal punto di vista accademico SDSA, ma SDSA era di fatto ai tempi della creazione di Bitcoin utilizzato nelle librerie, non essendo sottoposto a brevetto, e pertanto Satoshi decide di utilizzarlo. Recentemente l'algoritmo di Schnorr, che dal punto di vista pratico è superiore, è stato incluso all'interno del protocollo Bitcoin. È stato incluso attraverso un processo di soft fork, del quale Valerio ha parlato nelle lezioni precedenti. L'algoritmo è semplice. Come vedete, le signature delle funzioni sono identiche, nonostante diciamo la loro operatività è diversa. Chiaramente abbiamo delle differenze. Sempre quindi la firma viene fatta con una chiave privata X e viene applicata ad un messaggio M e vengono ritornati altri due valori. Quello che è successo all'atto pratico, questa è una nota diciamo utile dal punto di vista pratico, non dal punto di vista diciamo matematico, è il fatto che con l'introduzione di un algoritmo di firma diverso sono state rimosse alcuni byte extra
che erano presenti in, nella codifica scelta da Satoshi originariamente. Quindi di fatto le firme Schnorr sono più brevi, ma dal punto di vista matematico sono, la lunghezza è equivalente, sono comunque due interi di circa 256 bit. La differenza delle firme Schnorr è che sono lineari, questa è la differenza principale. Abbiamo quindi la possibilità di andare a sommare due firme, qualora queste vengano fatte sullo stesso messaggio, otteniamo una firma valida per la somma delle chiavi pubbliche. Questa linearità permette di fare tutta una serie di cose più complesse. Una semplificazione delle primitive ci permette di avere protocolli più complessi, questo in generale è qualcosa che dal punto di vista, diciamo, della crittografia e matematica applicata è comune. Quello che è possibile fare essenzialmente è andare a creare degli algoritmi multifirma che però sembra, dal punto di vista dei verificatori, che siano che utilizzino una singola chiave pubblica. Ed è possibile andare a creare anche dei sistemi per on top di Bitcoin per avere delle adapter signature, altrimenti dette one time verifiable encrypted signature. Permettono dei protocolli sostanzialmente di commitment reveal scheme con i quali è possibile fare possibile andare a fare in modo che ci siano delle esecuzioni atomiche sfruttando Bitcoin come sia come luogo di pubblicazione di dati sia come luogo di effettiva settlement di pagamenti. Ora, concluso l'excursus sulle chiavi, sugli algoritmi di firma, abbiamo qui un piccolo scritto che ci mostra come, perché le chiavi a 256 bit sono essenzialmente sicure. Se scaricate le slide potete cliccare il link con la fonte e sostanzialmente ci vanno a dire che nonostante possa sembrare breve una stringa a 64 caratteri esadecimali, di fatto andare a fare brute forcing di quella è computazionalmente non possibile. Qua utilizzi tutta una serie di assumption estremamente favorevoli nei confronti dell'attaccante e comunque il risultato rimane non inattaccabile. Questa cosa qua è anche dimostrata dal punto di vista pratico, se uno non crede a quanto sopra, dal fatto che se fosse possibile andare a brutforzare queste chiavi, o chiavi anche meno sicure a 128 bit, se fosse possibile andare a brutforzare queste, sarebbe possibile andare di fatto a rubare dei bitcoin e quindi di fatto c'è un bounty su questo. Se fosse possibile qualcuno potrebbe rubare questi bitcoin e poi dopo spenderli in maniera completamente indipendente. Dal momento che questa cosa qua non accade, di fatto abbiamo una prova, chiaramente è un'euristica dal punto di vista formale non accettabile, ma dal punto di vista pratico essenzialmente è assolutamente rispettabile come approccio. Ora siamo giunti verso la conclusione e vediamo tre problemi e vediamo come possiamo utilizzare le primitive che abbiamo visto prima per andare a risolvere, che è quello che poi dopo nella vita chi fa crittografia applicata di fatto va a fare in contesti di complessità differente, però di fatto è quello che si va a fare. E il primo problema, rifrasiamolo in contesto un po' meno formale, un po' meno asettico. Pensiamo a un evento, pensiamo agli europei di quest'estate, sì, di quest'estate, e mettiamo caso che io voglio scommettere su chi sarà il vincitore, però allo stesso tempo non voglio dirvelo.
come potrei fare? Qualcuno ha un'idea? Quindi io credo che vincerà l'Ucraina. No, vincerà. Gioca, penso che gioca. Vincerà l'Italia, fino a vincerà l'Italia. Come posso andare a provare a, diciamo, a impegnarmi a una nazionale, ma non rivelandovela, facendo in modo che voi non sappiate chi è? Qualcuna delle idee? L'ordine dei punti chiaramente riflette l'ordine della preparazione, della presentazione. Quindi, esatto. Allora, io potrei applicare una funzione di hash al valore che ho scelto. Quindi prendo una funzione di hash, ad esempio prendo SHA-256, perché è available in qualsiasi libreria, è available nella standard lib di Python, ovunque sostanzialmente, e vado a fare hash di Italia, codifico Italia come byte, glielo passo dentro e vi distribuisco il valore. Voi, grazie alla pre-image resistance, non sapete qual è la nazionale che ho scelto. Siete convinti? Non dovreste. Chi è che non era convinto? Bravo, dici perché? Quello è vero, però in realtà se io ve lo do ora, non so, facciamo caso che io vi mando una mail, scrivo qua, lo pubblico su, me lo tatuo, non so, lo pubblico sul mio profilo, chiaramente questa cosa qua sarebbe sufficiente per... Io te lo do ora e l'evento non è ancora avvenuto, gli europei non sono ancora cominciati e quindi non puoi... Sì, che è sempre portato da... Esattamente. Il fatto è che in questo esempio specifico il dominio è bruteforzabile di fatto. Quindi io cosa posso fare? Posso andare a prendere tutti i nomi dei partecipanti, che sono esatto, meno di un centinaio, o 24, non so quanti giorni siano, e vado a vedere tutto, faccio l'hash di tutti questi valori, che sono un numero assolutamente piccolo, meno di un centinaio. E voi potete sapere su che nazione ho scommesso. Quindi dal punto di vista pratico, come faccio a bypassare questo inghippo? Devo rinunciare completamente all'utilizzo delle funzioni di hash o vedete un'altra soluzione che può essere utilizzata? Si prendono gli hash di tutti i partecipanti alla scommessa e li si mettono in madre. Dalla rupe è molto difficile arrivare alla scelta di ogni singola persona, l'ordine di quelle persone. Certo. Però dal punto di vista pratico, allora aspetta, la proposta era prendiamo gli hash di tutti i partecipanti e andiamo a comporre un Merkle tree e andiamo a utilizzare il Merkle root. Abbiamo un problema di fatto di centralizzazione, però chi è che va a fare questa operazione? Chi va a fare questa operazione vedrà il tuo hash. E siccome vede il tuo hash, sa che tu hai scommesso sull'Italia o su qualsiasi altra cosa. Esatto, che è la soluzione. Di fatto la soluzione è quella di aggiungere un salt casuale. Io non scrivo solo Italia, ma prendo un salt casuale di lunghezza arbitraria, chiaramente dal punto di vista pratico ha senso scegliere un salt di lunghezza fissa, quindi prendo la mia macchina e mi faccio generare 32 byte casuali e vado ad aggiungerli alla mia scommessa, quindi avrò 32 byte casuali Italia e vi darò l'hash risultante. Questa cosa qua non è bruteforzabile perché bruteforzare quei 32 byte casuali è equivalente a bruteforzare una funzione di hash, abbiamo assunto che è sicuro e quindi questa cosa qua non è possibile. Cosa dovrò fare io quando l'Italia avrà vinto gli europei e dovrò rivelarvi che io effettivamente avevo vinto? Dovrò però ricordarmi quei 32 byte. Vi rivelerò quei 32 byte del salt e Italia e vedrete che quel valore lì di fatto corrisponde all'hash al quale mi ero impegnato, al quale mi ero committato. Però a quel punto io bastava fare
Chiaro, ovviamente. Chiaramente questa cosa qua è possibile, però da un punto di vista di quello, diciamo, dell'utilizzo di questi building block, in questo contesto ovviamente è equivalente, l'overhead in più non è significativo, però se noi immaginiamo questo tipo di approccio in un contesto nel quale andare a risparmiare byte e potenza, cioè e potenza computazionale diventa rilevante, tra le due alternative andremo a preferire quella che è più efficiente dal punto di vista di spazio, quindi byte utilizzati e tempo, quindi potenza computazionale richiesta, chiaramente entrambe le soluzioni. Poi ovviamente dal punto di vista pratico quello che si va a privilegiare è sì la soluzione più semplice, ma anche la soluzione più semplice a partire dai tool che sono disponibili all'interno di chi li sta utilizzando. Questo era il primo problema. Il secondo problema, che è più facile, io ho dei dati privati, ad esempio non so, la foto del mio passaporto che tengo per emergenza e devo conservarla, voglio conservarla su un server. Un server molto naive, molto semplice. Come, che tipo di building block andrò a utilizzare per questa operazione? Qualche volontario? Qualche. Vediamo un altro, se no. Prego. No, perché devo vedere sul server cosa. Esatto. Quindi quello che andrò a fare è utilizzare una chiave simmetrica. L'importante è che io me la ricordi e andrò a criptare quindi questa immagine con la mia chiave, farò upload di questa chiave, del mio passaporto criptato. Se utilizzo un algoritmo di encrypting sicuro non devo temere niente, anche se mi bucano il cloud loro non potranno andare a vedere il mio passaporto. Quando lo scaricherò nuovamente dovrò ricordarmi la chiave di encryption e lo utilizzerò per decrittare e ottenere il mio file privato. Ultimo problema, quindi supponiamo di essere un'azienda che vuole pubblicare degli statement pubblici, no? Magari sono un'azienda che eroga tra i servizi quello di, non so, il prezzo di qualche asset e voglio che il prezzo di questo asset sia verificabile da terze parti senza bisogno che si fidino di, ad esempio io quando voglio vedere il prezzo, non so, di Bitcoin posso andare a osservarlo, posso digitare su un qualsiasi motore di ricerca e andare a vedere quel valore lì. Ma cosa mi garantisce che quel valore lì sia effettivamente corretto? Cosa mi garantisce che il motore di ricerca, il mio internet service provider, non mi stia dando un valore diverso da quello di mercato perché così facendo può fregarmi? Questa cosa qua chiaramente dal punto di vista mio pratico non è un attacco rilevante, però se noi pensiamo a un'istituzione finanziaria che ottiene i prezzi da un data provider, questo diventa un problema rilevante. Vogliamo che questo data provider sia in grado di pubblicare questi dati e che i fruitori di questo servizio possano andare a verificare in maniera indipendente l'autenticità di questi dati. Cosa andremo a utilizzare in questo caso? Un volontario? Chiaramente il terzo punto, abbiamo visto funzioni di hash, encryption, il terzo punto vedremo che sarà chiaramente una firma. Però dal punto di vista pratico, come, quindi mettiamoci nell'esempio del data provider, del price provider, che come servizio appunto pubblica i prezzi di Bitcoin, dell'oro o di qualche stock ogni minuto. Dal punto di vista pratico, questo data provider può andare a firmare questi statement, ma deve anche avere una chiave pubblica che sia ottenibile in maniera non contestuale rispetto a quando vado a ottenere le firme. Quindi di fatto questo data provider, un flusso che possiamo immaginarci dal punto di vista pratico,
è quello che io vado a firmo un contratto con questo data provider, contestualmente alla firma del contratto, questo data provider mi consegnerà, mi dirà questa è la, mia chiave, la chiave pubblica con la quale andrò a firmare i prezzi che vado a pubblicare sul mio sito. Io poi dopo, quando vado a implementare il software che fetcha, che ottiene questi dati a questo sito, andrò a inserire questa chiave pubblica e verificherò che le firme che mi verranno consegnate assieme ai dati effettivamente siano valide rispetto a questa chiave pubblica. Questa cosa ci pone un po' alla luce quello che è il problema della condivisione e della diffusione delle chiavi pubbliche in un contesto decentralizzato. Noi, diciamo, la fruizione dei servizi alla quale siamo abituati dal punto di vista degli utenti è sempre molto centralizzata. Non abbiamo, quando io mando un messaggio su WhatsApp a un mio amico, come faccio a verificare che effettivamente sia lui? Sono sicuro che la comunicazione fra me e lui, la comunicazione su WhatsApp è encrypted end to end. Come faccio a sapere che la comunicazione fra me e lui effettivamente non è utilizza effettivamente la sua chiave pubblica? Questo chiaramente è un problema aperto, il problema di diffusioni, la crittografia chiave pubblica, crittografia simmetrica, permette di risolvere tutta una serie di problemi, ma allo stesso tempo, dal punto di vista pratico, nuovi problemi sorgono. Come vado a distribuire le chiavi, la mia chiave pubblica? Come vado a generare la mia chiave pubblica? Cosa succede se la mia chiave pubblica viene compromessa? Questo chiaramente dal punto di vista pratico può accadere. Facciamo matematica applicata, non è che la segretezza di una chiave privata è così per sempre. Poi di fatto un attaccante sufficientemente motivato mi bucherà sempre. Posso utilizzare anche la tecnologia più avanzata del mondo, ma di fatto è sempre possibile, banalmente, nel senso, per ottenere le mie chiavi private è sufficiente arrivare da me e minacciarmi o da qualsiasi altra persona, nel senso, se uno ha sufficienti risorse da disporre può sempre farlo, questa cosa qua può sempre accadere. Quindi di fatto quello che, diciamo, vorrei passasse da questa discussione sulle chiavi è che la gestione delle chiavi, come queste chiavi vengono create, mantenute, distribuite, ha tutta una serie di complicazioni che dal punto di vista pratico emergono. Sono complicazioni diverse da quelli che sono i sistemi, cioè sono complicazioni che emergono in sistemi decentralizzati e che sono inerentemente accoppiate con la caratteristica di decentralizzazione. Per risolverli ci sono tutta una serie di sistemi. Io posso ad esempio ottenere chiavi pubbliche di entità diverse e distribuirle autenticandole con la mia chiave. Però questi sistemi hanno tutta una serie di trade-off importanti, rilevanti, che comunque si riverberano all'interno di quelli che sono quella che poi dopo l'esperienza utente di cui gli utenti poi dopo con cui gli utenti si scontrano di fatto. Questo tipo di problematiche sono importanti perché mantenere la decentralizzazione chiaramente è chiave l'insorgenza di sistemi decentralizzati che di fatto sono più resilienti e comunque sono più resistenti a un certo tipo di attacchi. La loro resistenza è sicuramente qualcosa che per la quale la comunità ne trae un giovamento.
Questa era la mia ultima slide. Se avete qualche altra domanda, sono disponibile. La mia mail era all'inizio, se volete contattarmi. Se qualcuno di voi ha interesse a sapere qual è stato il mio percorso, diciamo, dal percorso accademico universitario sino a quello di andare a fare sviluppo software in ambito di crittografia applicata nel mondo professionale, si senta libero di chiedermi. Sono ben contento di dargli qualche informazione. Con questo concludo. C'è qualche domanda? Feel free. E introdurre una Trusted Authority all'interno di Bitcoin potrebbe essere interessante, risolvere problemi. Allora, all'interno di Bitcoin, qua abbiamo visto tutta una serie di primitive crittografiche che sono utilizzate all'interno di Bitcoin, ma sono di fatto utilizzate all'interno di numerosi altri sistemi e possono essere utilizzate in contesti, nei più vari contesti. All'interno di Bitcoin il problema della distribuzione delle chiavi è meno rilevante, perché di fatto quello che succede è che quando io vado a voglio ricevere, andrò a condividere con te un indirizzo che è essenzialmente, nella prossima lezione vediamo, diciamo, toglieremo questo essenzialmente, una chiave pubblica. Tu andrai a fare una transazione verso quell'indirizzo, quella chiave pubblica, e quella transazione poi dopo verrà pubblicata. Dal momento che viene pubblicato sulla blockchain, la distribuzione di quelle chiavi pubbliche non è così, nel senso, non è un problema così rilevante. È un problema, chiaramente il problema della distribuzione di chiavi pubbliche è un problema che è rilevante in un contesto, diciamo, della crittografia a chiave pubblica in generale. Il contesto di Bitcoin e dei pagamenti in Bitcoin non è così rilevante. Anzi, sarà rilevante al contrario, perché in realtà quello che io voglio, quando mettiamo caso che io riceva da voi dei pagamenti per qualsiasi ragione, io ricevo, non so, 1.000 bitcoin da te e poi 1.000 bitcoin da te. Ora voglio far sapere che ho ricevuto 2.000 bitcoin, oppure preferirei far sapere a te che mi hai mandato 1.000 bitcoin e da lui mi hai mandato 1.000 bitcoin, e che l'informazione tra voi due non, nel senso che fatto, tu non vorrei far sapere a te che ho ricevuto da lui 1.000 bitcoin. Proprio quello che vedremo durante la prossima lezione è il fatto che utilizzeremo sempre chiavi pubbliche diverse. E allora, la chiave pubblica viene di fatto utilizzata, l'identificativo della transazione ha come tra gli input anche le chiavi pubbliche che vanno a comporre la transazione. Però di fatto sono il numero di chiavi pubbliche che sono all'interno della transazione non è definito, potrebbe essere chiaramente maggiore di uno, perché bisogna essere almeno uno in input, almeno uno in output, però in realtà potrebbe essere molto più di una, perché ad esempio un input potrebbe essere controllato da più chiavi pubbliche, o potrei avere più input o potrei avere più output. Non vorrei fare troppi spoiler, mettere troppa carne al fuoco, però questo evidenzia un po' come questi building block che abbiamo visto oggi possono essere utilizzati in maniera molto, molto differente fra di loro. A volte è importante avere una chiave pubblica nota, ad esempio io voglio appunto avere questo servizio di data streaming, comunque di price, e voglio che la mia chiave pubblica sia nota affinché le persone possano verificare, ma in altri casi io voglio che questo tipo di verifica sia fatto una sola volta, solamente quando vado a utilizzare quella chiave pubblica per spendere. In altri contesti io preferisco consegnare meno informazioni. Questo perché? Perché Bitcoin è un protocollo pubblico, perché la blockchain è
è una struttura dati nella quale nulla è criptato e per cui tutta l'informazione che io pubblico sarà available per sempre a chiunque. E quindi io quello che il comportamento più safe di default è lasciare meno traccia possibile, meno linking possibile. A volte è possibile, a volte non è possibile. Chiaramente per farlo ci sono dei trade-off di natura ingegneristica e a volte ha senso farli, a volte no. E la scelta di questi non è sempre ovvia, però sono, diciamo, problemi che i practitioner affrontano ogni giorno.